Amici rossoneri, non lo sto godendo come un riccio, vai ragazzi, e siamo in semifinale, yeah, grandissimi ragazzi, allora grandissimi ragazzi, ma mi hanno fatto perdere 10 anni di vita, va in vantaggio il grande Bonave con un bellissimo gol, dopodiché ragazzi, ci siamo cagati in mano. Sto muro, come si chiama? No, muro, non c'entra niente. Bremer pareggia, finisce il primo tempo, inizia il secondo tempo, Tanne butta dentro un'altra. La serata di Bremer. Che da dove cazzo è uscito sto Bremer non lo sa neanche la mamma. Vabbè, comunque, alla fine, Çapanoğlu, cioè proprio lui, Çapanoğlu, la ciappata, stack. Gollonzo, e alla fine, allo scadere, quando ormai avevo finito le dita, le unghie, i gomiti, tutto quanto, incazzato come una bestia, patapam, un'altra ciappata di Çapanoğlu buttata dentro, pareggio. Supplementari, e lì, bravo Pioli, cambia azzeccati, e niente, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, ha segnato anche Ibrahimovic, che dopo essersi mangiato almeno 3 gol, è arrivato il bel passaggino di Leao e tac, l'ha picchiata dentro. Pensate che ragazzi, questa vittoria mi ha fatto anche soprassedere sull'ingresso di Kessié, no, che però si è comportato bene, devo dire, anche perché l'assist del secondo gol di Çapanoğlu è stato suo. Ragazzi, bellissimo, bellissimo, poi quando si soffre tanto, riuscire a portarla a casa è ancora più bello, infatti godo come una scimmia maestrata. E vai così ragazzi, è stato bellissimo, bellissimo, lo dico tante volte nei miei video, ma quando vinciamo è bellissimo. Adesso affronteremo la Juventus, sarà dura perché insomma tutti la conosciamo la Juventus, e però ragazzi io la Coppa Italia ci tengo tantissimo, sarà perché sono patriota, Coppa Italia, e a parte che poi ci rimane solo quello a cui aggrapparci quest'anno, perché insomma la classifica sì, la stiamo un po' recuperando, ma troppe squadre avanti, io non perdo mai la fiducia, ma troppe squadre avanti, quindi partecipare alla Coppa Italia, arrivare, oddio, già in semifinale è una bella cosa, poi se Dio vuole magari riusciamo anche a vincerla, speriamo. Bellissimo ragazzi. Posso dire che sono contentissimo? O l'ho già detto? Lo dico ancora, sono contentissimo. Bene così, è stata un'emozione grandissima, viverla, bellissima partita, comunque merito anche al Torino che dopo aver preso 7 pappine dall'Atalanta ha avuto una prova d'orgoglio e diciamo che fino alla fine mi ha fatto un po' tremare le chiappe, quindi merito anche del Torino se la partita è stata così bella. Comunque l'importante è portarla a casa, un grande applauso ai ragazzi, bravissimi, applauso a Pioli che mi sono piaciuti i cambi. Peccato per Ibrahimovic che non l'ho visto bene, secondo me al di là del gol, boh, stasera aveva qualche problema. Comunque dai, niente, avanti così. Ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate un commento e forza Milan, bella!